Ok, buongiorno a tutti e benvenuti in live oggi ragazzi, siamo qui su Whitelist Impero. Perfetto. Grazie, bene, come vedete un po'. Oggi ho messo la qualità migliore, ho aumentato la qualità meglio. 1080 ho messo oggi. No, 1720p60, eh. Perfetto. Bene. Che bello sono riammesso per i fede l'altra volta coi bot. Ah, sì, lo so. Purtroppo ho missato e ho bannato pure a te. Comunque poi ho visto la richiesta di sban e bene, iniziamo. Ma si mettono i nomi e i colori su. Come si mettono i colori? È un plugin che. È un plugin, ragazzi. È un plugin per di Discord, per vedere i nomi direttamente a chi è rimandato, chi no, è molto più facile. È un po' come la data di creazione, ecco. Ci sono, un attimo, Madonna! Oh, rispondi! Mamma mia, sono anche in live, non parlare, un attimo. Non dire cose strane, mi raccomando. Certo. Vado a rubarti un po' di white, so. Bene, allora, Dani, comunque sono impazzito. Ieri sera 21 fino a ieri notte sono stato due aspetto sergente che mi assume e non trova mai nessuno. Che ti posso dire? Ora vai in live e si riempie la stessa notte.
Perfetto, vediamo un po'. Ma chi è sto Pepin Terpe? Mamma mia, chi è Pepino 3 per... Oddio, vediamo un po' che nome c'ha. C'ho 14 anni, oddio, ho un po' paura, lo sposto. Perfetto, lo sposto, ma c'ho paura. Oh no. Ciao. Sei? Ok, guarda, hai la voce un po' bianca e la tua età non è ancora idonea per l'impero in quanto c'hai 14 anni, età minima 17. Ok? Buona giornata. Bene, poi vediamo un po'. C'è un messaggio se lo cancello così lo smetti di flexare. Ciao Raptor. Cos'è lì, oh? Cos'è lì? Oh, Arkramr, grazie per il follow. Che vergogna. Che vuoi? Cosa mi elimini messa? Oh, prima sono loggato, ma figurati te, non c'è, cioè, Ma figurati. figurati, a quest'ora chi logga. Niente da Figurati, dopo piare il si suo lamenta background che non seguendo mi la accomodo, scaletta cioè. oggi alle 15.05, vediamo un po'. Figurati. Grazie per il follow, Phoenix FPS, benvenuto sul canale. FPS. FPS. Pure danni degli FPS, sì. Feres, vediamo questo qua. Qualcuno che ha già stato rimandato. Questo avrà compilato il modulo whitelist, lo sposto. Ciao Feres. Oi. Sono in live, è un problema? Ok, No. guarda, devi fare il modulo whitelist di compilare che non è compilato. Sì, ma c'è un piccolo problema. Ho Cosa? Vabbè, un timer di 20 minuti allora sul aspetti che modulo finisca il whitelist. timer e poi torni in attesa, ok? Va bene. Il background io non riesco ad aprire, riesci a salvarlo in un'estensione che si possa aprire? Ora vedo qual è il problema. Ok. A posto. Ciao. Ciao. Perfetto. Vediamo qua, Bonnie, comunque, vediamo un po'. Come non sei degli FPS? Non sono degli FPS? In che senso? Vabbè, buon salve, come si fa a dire a come si fa a dire la whitelist? In che senso, Pony? Pupetta, Scrivi meglio. ma come è così importante compilare modulo whitelist e poi andare in attesa whitelist? Perché il modulo whitelist leggiamo il vostro Steam Max, perché avete l'ID, poi leggiamo l'età vostra, il nome vostro, come avete conosciuto il server, da quanto tempo fate RP e conosciamo tutte le cose, ecco che nel modulo background non ci sta. Sì, ho letto Kiwi, ho letto Na 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 na. un attimo. Poi, questo Stupido. Jack qua non ha completato Sapete. neanche lui il modulo whitelist e vai lo Sapete. sposto. Ciao. Ciao Jack. Ciao Jack, mi senti? Senti? Sì. Guarda, devi compilare il modulo whitelist, Jack, che non l'hai compilato. Ah, giusto, sì, scusami. Ok? Mi sono A scordato di inserirla, sì. Allora posto. faccio subito. Ciao.
Scusa, ti disegni un trucchetto, basta che fai tasto destro e menzioni. Sì, lo so, lo so. Sì, ma lui deve fare una roba complicata. Devi avere visto Tiani e poi fare il background modulo 7. Esatto, ha ragione Petta. Ragione Polpetta. No, Detto Dani. stavo leggendo la chat. Poi, vediamo un po'. Ci sta Pino, che è rimandato. Poi sta Pino. questo Bonnie. Mi ha dato 13 giorni, il 2 del 7. Perché è stato rimandato sto Pino? Pino si è rimandato, il 2 del 7. 40 giorni per leggere il regolamento durante la whitelist. Ma chi? Sto Bonnie. Legge Ah, bomba. il regolamento durante la whitelist. Dio bon, che caldo. Bene, bene. Caldissimo. Spostiamocelo. Ciao Totò. Guarda che Non forse vedo questo l'ate Electrix invece. se n'è già andato. Spostiamo Bonnie. Ciao Bonnie. Buonasera, Ciao, buonasera. buonasera, sono in live. Un problema se facciamo la whitelist in No, live? no, 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 per niente. Buonasera a tutti. Ok, Bonnie, vedo che tu leggevi il regolamento in whitelist. Sì, era, ho fatto un errore, sono stato stupido. Ok, grazie per il follow, Ciro Cristian, benvenuto sul canale. Bene, allora, mi parli un po' del tuo background, cosa vuoi fare nel server e poi iniziamo un po' con le domande. Allora, nel background ho scritto che tipo il personaggio si trasferisce nella città d'Impero per, che ne so, far parte, per fa tanti soldi e per far parte, che ne so, di una qualsiasi associazione criminale. Per fare soldi. Ok. Vabbè, iniziamo con le domande, va, capito. Definizione di RDM e VDM. Allora, RDM sta per picchiare le persone o uccidere le persone senza una valida motivazione RP. Invece il VDM sta per investire le persone senza una valida motivazione RP. Uccidere o investire. Ok, Con un e veicolo. aspetta. Definizione di metagame. Metagame sarebbe prendere informazioni prese off RP e riportarle in roleplay. Io so, ad esempio, un amico mio, io non ero in game. Un amico mio su Discord mi dice: "Guarda, questa persona ci ha fatto questo e questo". Io vado in game e magari vado a cercare una persona non avendolo scoperto in roleplay, cioè in RP. Scoprire una cosa off roleplay, che ne so, tramite Discord, oppure che ne so, tramite live. Ok. E cosa, definizione di metagame, cos'è un esempio di metagame C, fammi. Riconoscere una persona mascherata. O dalla voce. Dalla voce, ok, Dalla sì. voce, dalla voce. Definizione di power game. Sono azioni che abusano di meccaniche di gioco. Ad esempio, che ne so, meschiando e esco dalla macchina e inizio a correre. Oppure, che ne so, prendo una collinetta e inizio a volare per più di 20 metri, poi mi rischiando per terra e riparto subito con la macchina. Oppure, che ne so, metti più di 2 di cibo, più 2 di acqua nell'inventario. Oppure, che ne so, ribaltarmi con la macchina e poi tramite, che ne so, i comandi WASD la rimetto in piedi. Ti sembri banale. Un esempio
pensare un attimo, eh. Sì, Un esempio di power game che comprenda il veicolo, ma non dove va il veicolo, però. Ma non su che riguarda dove va il veicolo. Cioè, scusa, non Un capisco esempio in di che power senso. game che riguarda bene il veicolo, ok? Tipo che dice che riguarda l'argomento, riguarda il veicolo, ok? Tipo che veicolo, per esempio, un veicolo, ok? Ma che non sia però capito? Che non sia Aspetta. però su dove va, sul territorio, sul terreno in cui va. Prendere una rampa, schiantarmi, cioè, oddio, non saprei rispondere. No, ma perché proprio non riesco a trovare la risposta. Vabbè, per esempio Cioè. andare in 8 su un veicolo da 2. Ah, giusto, non stavo a capire, sono stupido. È Oppure vero, andare con è vero, ruota bucata. è vero. Esatto, non stavo a capire, è vero. È sempre considerato power game, andare o con una ruota bucata o mettere più persone in un veicolo. Esatto. Perdona, Vabbè, scusa, andiamo raga, basta. avanti. Secondo solo. Ma perdono, sono stato stupido. Andiamo avanti. Definizione di no fear. No fear sarebbe non simulare la paura in un'azione ad essa inerente. Ad esempio, vengo puntato da quattro pistole e mi metto, che ne so, a ridere, oppure inizio a scappare a destra e manca. Oppure, che ne so, essendo puntato da Ok, mi quattro fai degli esempi pistole. di no fear? 5 esempi di no fear, tra cui 2 devono essere senza armi o senza persone che ti puntano, quindi tu da solo e basta. Due esempi. Allora, un esempio del no fear può essere della polizia, che vado lì, che ne so, nudo e mi metto a urlare, mi metto a urlare di fronte a un dipartimento di polizia. Poi altri esempi del no fear, o da puntato, che ne so, da dei criminali, oppure, che ne so, durante un arresto, o durante, tipo, che ne so, un FBI che mi sta, che ne so, a portare in arresto. Ok, Non lo poi. so. Un altro esempio quale potrebbe essere? Nino Fier com'è? Puntato o non puntato? Sempre puntato, ne hai fatti due puntati, ora Ah, ok. uno con Ah, la scusa. paura di altre persone, ora devi fare un altro in cui sei hai paura di altre persone. Che ne so, Sì, andare che contro ne mano è so, giusto, esatto. uscì, che ne so, dalla banca, I'm da una rapina Nicolas, in grazie per il banca follow, e benvenuto non, sul canale. cioè, e non avvisi gli agenti. Ok, sono 3, ora mancano 2 in cui tu e il tuo personaggio siete da soli, completamente da soli. Che ne so, tipo uno spiraglio, che ne so, su una Dipende, montagna, su una fine, cima di una montagna, che Phoenix, non lo ne so, so. mettiamo sto in bilico su una montagna, oppure, Ok. che ne so, Dipende, Phoenix, con la tua cosa, no, non per forza. mentre mi sto schiantando, simulo la paura, c'entro solamente io col personaggio con la macchina. In che senso? Che ne so, tipo, ad esempio, che ne so, se una persona nella vita reale si schianta, cioè se sta per schiantare si mette paura. Che ne so, io ho pensato anche a questo come no fear. Se no, oddio. Va Altri esempi. bene, ok. No, non è diventato coordinatore, so anche di chi parli, sta solamente coordinando perché non ci sono coordinatori. Andiamo avanti. E che mi sai dire riguardo le azioni illegali? Tipo? Le Che ne azioni so. illegali. Sì, Quante persone ci possono essere? in generale, le azioni illegali. In 8 criminali e 12 agenti in un'azione free roam. quale? Azioni free roam? No, azioni free roam sono 10 criminali, 14 poliziotti. Sì, scusa, no, volevo dire un'azione illegale, volevo dire 8 criminali e 12 agenti. Poi un'azione free Azioni roam, legali sì. sono tantissime. Le azioni illegali sono rapine, possono essere campi droga, azioni free roam, quindi io ho detto che sono azioni legali perché è una cosa generica, però 8-12 non esiste come numero. Esatto, In free quello che roam ne ci so. sono 10 criminali e 14 poliziotti. E che pistole si usano nelle free roam? Pistole Pistole 9 mm. 9 mm sono? Calibro, cioè non so cosa si chiamano, tipo calibro 9 mm. Tazalbi, Tipo, grazie non per mi il follow, ricordo. benvenuto. Ma non mi ricordo perché, cioè Lo so, non sono Albi, mai che è stato aggiornato, esperto di però armi su è GTA. scritto qua, è scritto. La gente deve leggerlo.
troppe volte non lo so, esatto. E quindi? Tipo, ho chiesto che tipo che hanno solo le 9 mm si possono usare nel free roam. Oddio, da quello che mi ricordo, sì, le pistole, i caschi, cioè. No, solo le pistole 9 mm o tutte le pistole? Oddio, mi ricordo solamente le pistole calibro 9 mm, le 9 mm mi ricordo. No, tutte le pistole. E i caschi si possono usare? No. No. Dove si usano? Dove si possono usare le armi automatiche nel server? Che ne so, nelle rapine o nelle zone di droga? E quali zone droga? Ne so, le zone droga erano. Allora, oddio, la metanfetamina, i cristalli di metanfetamina, poi il processo dell'oppio, poi mi sembra la cocaina, la raccolta, il processo, oddio, poi hanno messo pure una regola del crack, però non mi ricordo se c'è stata pure del crack. No, crack no. Anche questo. Quali sono le zone rosse nel server? Tutte le zone dove avvengono processi illegali, ne so, tipo raccolta di marijuana, cioè tipo Quindi anche raccolta la di droga. rapina è definita come zona rossa, dato che vengono cose illegali? Quando si inizia l'azione diventa una zona rossa per chi è civile, nel No. senso, esempio. Le zone rosse sono solo ed esclusivamente le zone di raccolta e processo droga. Esatto, sbagliato. Noi stavamo andando tipo, ne so, dal caso una persona fa una rapina, si avvicina in quel territorio, ma mettiamo caso che lui non sia partecipe della rapina, magari comunque sia può essere puntato perché sta effettuando la rapina, diventa comunque sia una zona Non è una rossa zona per gli altri. rossa, no. No, 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 era un assolutamente esempio no. mio. No, ma no, era un esempio mio, so che non è una zona Però ho rossa. sbagliato il tuo esempio. Va bene, andiamo avanti. Le zone, diciamo, quindi di raccolta e processo. E le zone arancioni invece quali sono? Oddio, le zone arancioni sono quelle lì dove possono avvenire. Come si dice? Cazzo, tipo dove tu vai a raccogliere che ne so, tipo mi sembra. I materiali per. Oh cazzo, come mi ricordo? I materiali per processare. Tipo la No, metanfetamina. guarda, non va bene così. No, sbagliato. Le zone arancioni sono quelle zone assegnate dal cartello per, che diciamo, Sì, determinano l'avevo pure sbagliato. le zone della fazione criminale. Non va bene L'avevo così, pure. devi ripassare il regolamento, ti devo rimandare 3 giorni. 3 Quanti? giorni. Ho capito 30. Grazie. Ciao. Arrivederci. E niente, mi è rimandato. Purtroppo la gente non studia. Ciao. Ciao. Ciao, sono in live, è un problema? Quanti No. ne hai? Sette. Alzi un po' il volume della voce, per favore. Oi, mi senti? Ok, 17. e che giorno e anno, a Sì, mese ti anno sei nato? sento. Che giorno a mese anno sei nato? Sono nato il 4 luglio 2004. Ok, che classe frequenti? Cioè, in che Non ho classe vai? In capito. che classe andrai a settembre? Io in che classe andrò? Devo fare il quinto superiore. Quindi superiore a quanti anni? 16, 17 anni? Di Il 18. Devo fare 18. fare 18? No, 17 anni e Sì. vai in quarta, vai. E No. certo. Ancora diventi maggiorenne, fare il quinto. No, e diventi maggiorenne in quarta, cioè, ovvero, diventi maggiorenne in quarta e diventi. E arrivi a 19 anni in quinta o nell'anno della quinta, in cui finisci la quinta. Cioè, io devo cominciare ancora la quinta. Infatti, però tu a settembre dovessi iniziare la quarta, non la quinta, secondo la tua età. No, la Sì. quinta. La quarta.
E tu fai gli anni di asilo? Acquittato? Acquittato? Vabbè. Anzi, facciamo così. Facciamo così, la neghiamo proprio. Perfetto. Poi se vorrà riparlarne, ne riparleremo quando lo risposterò più avanti, quando mi scriverà. F, raga, purtroppo. Purtroppo non si prende in giro la persona, soprattutto lo staff. Comunque, grazie per il follow a Don Gino il napoletano. Ah, un attimo che non leggo più, mannaggia com'è. Non leggo. Ah, fare le Twitch Asia 2005 vale 2002 LOL. Grazie per il follow a tutte e 5. Perfetto. Ma legati per favore l'ha spostato Fetito. Spostiamo questo qua. Ciao. Ciao. Ciao, sono in live. È un problema se facciamo le whitelist in live? No, no, non ho problemi. Ok, Non è una critica. perfetto. Sono ritornato per considerare tutte le regole generali. Ok, Come? sì, ho letto, Ok. ho letto. Bene, Ok. secondo solo. Dai, ho giocato alla VL e Mi non ho sento. saputo dire molto bene il FLP. Sai dove posso impararmelo? Il FLP. No, io però personalmente il FDP lo ritengo cioè lo ritengo un qualsiasi errore del regolamento, quindi è un po' difficile da spiegare il FDP, o lo capisci bene o. Perché il FDP per esempio può essere anche andare da un poliziotto e trollarlo, cose così. Fonzo da 5 sta, grazie per il follow, abbiamo un suo canale. Ok, prego, iniziamo a porre solo qualche domanda. Definizione di RDM e VDM. Sempre sulle regole generali si basa, giusto? Esatto, tutto, ma anche su tutto te lo faccio io. Inizio dall'inizio? Sì, tutto te lo Ok. ti rispondo alle domande che ti faccio. Definizione di RDM e VDM. RDM, allora. Io ho studiato proprio tanto tanto il Power Game, che là mi hanno bocciato. Vabbè, tu pensa alle mie domande intanto. Vabbè, Definizione di RDM e VDM. sarebbe quello delle rapine che è vietato uccidere, rapinare i medici,
nella loro fazione naturale, per questo sono intoccabili. UODM e RDM? Sì. No. Ma hai studiato il regolamento? Sì, no, il regolo generale, mi sono messo, me lo sono ripetuto tante Vabbè, mi sa volte. che tu non hai capito bene, perché io che sono domanda che tipo devono sapere tutti. A quanto fai RP Sono 7 mesi, 8, tu? però Sette sono mesi tu andato non su. sai definizione di RDM e VDM? Su Nemesis non mi hanno aiutato tanto, ho fatto solo la whitelist, un periodo non ero riuscito, Guarda, non mi hanno portato. non va per niente bene, cioè io ti rimando subito perché la definizione di RDM e VDM devi saperla per forza per fare la whitelist. VDM è Vehicle Deathmatch e RDM è Random Deathmatch. Vabbè, a me la quello mi aveva detto solo studio delle regole generali, Questa è una poi regola dimmi. generale. È la Ma più, non. sono le più importanti regole generali. Forse non ho dato. Non ho visto io bene. Sa che vai a ripassare e torna tra almeno 6 ore. Sono dall'1 al 9 le regole generali, giusto? Tu devi sapere tutto il regolamento, tutto. Tra le regole generali, dove proprio c'è scritto le regole del regole generali, devo scrivere solo Tu devi questo, studiarti giusto? tutto il regolamento. Assistenza, miami, Tutto, charge, tutto, tutto. tutto, Ah, tutto. ok, no, perché avevo capito, forse mi sono imbrogliato, avevo Ripassa capito tutto il le regole regolamento e generali. torna, eh. Lo ripasso, ok. Ciao. Ok, ciao. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Non sapeva niente. Comunque, grazie per il follow, Mino Frank. Benvenuto sul canale. Grazie per il follow a Ghost Dark Jordi. Benvenuto sul canale. Quanti anni ho, Dani? Io ho 19 anni, ragazzi, 19 anni. Esatto, Dani, esatto, esatto, Dani. Grazie per il follow, Max dalla Street 13, benvenuto sul canale. Fare le switch? No, non ti regalo nessuna whitelist. Quanti anni ha questo? Sono io l'unico quindi Arta che chiedo VDM e RDM? Ciao House! Arrivato prima in città per la prima volta, mio server Italia. Ah, ottimo. Sposto Sorrentino. Ciao. Ciao, mi Ciao, senti? Dani. Sono Sì. in live, è un problema se siamo in live? Oh, oddio, un po' d'ansia. Vabbè, faccio veloce, tanto. Cioè non, per ora ti devo solamente dire una cosa, che è il fatto che devi ampliare il background. Do di più, quindi. Deve essere più lungo di 2000 caratteri e devi compilare e mettere l'età nella stanza, nel modulo whitelist devi inserire la tua età vera. No, In che senso? Ma nel gioco oppure? no, tua età vera reale. Ah, ok, non l'ho messa quella categoria, è vero, ma tra quanto posso ridurla? Quando hai ampliato il background e quando hai sistemato il modulo. Ok, ma è il background però se non sbaglio è di 2000 caratteri. No, non è di Ok, 2000 caratteri, ho contato sono 1800. va bene, allora faccio subito e posso chiedere, Ok, giusto? esatto. Va Grazie bene, mille. ciao. A dopo. Io sono Staffer di Nusaver 6000 RP e anche come sempre chiedo un RDM e VDM. Infatti, RDM e VDM sono le basi di FVM. Grazie per il follow, GamerBZ05. Benvenuto sul canale. Thank you.
Grazie per il follow, TV Matte, benvenuto sul canale. Dani, ho messo tutto il regolamento, infatti lo vuole passare, lo passare facilmente, ma infatti, giusto. Una volta che ti passi bene il regolamento, la passi velocemente. Ciao Dani, sono il ragazzo che è rimandato a Bonnie, anche se non ho passato la whitelist, mi ha fatto piacere farla con te. Ah, grazie. Niente, però Bonnie, devi studiare bene il regolamento, cioè, devi saperlo bene, punto. Perché sono cose importanti a studiare. Feres. La Feres sì, adesso l'ha fatto, vediamo se ha compilato i moduli. Sì, ha compilato, adesso vediamo un attimo, 4 aprile che fa RP, massimo pericolo si chiama, io direi che lo sposto e dico di cambiare nome RP perché come si chiama massimo pericolo io non lo accetto sinceramente. Ciao Feres. Oi, ok, ci dovrebbe essere tutto, no? Mi senti? Senti, sì, va bene tutto, Dimmi. però il nome non va bene, cioè Massimo Pericolo è un nome troll. Cambia il nome che Il RP. cognome, vabbè, bruscato. Esatto, cambialo e torna. Ok? Ok. Vabbè. Sì, cambia e torna pure, Ok. ci vediamo dopo. Cioè, ragazzi, la gente deve imparare che quando fa le cazzate deve tornare dopo. Aspetta, perché no, tu non puoi presentarti con un nome che si chiama Massimo Pericolo, cioè. Cioè, dai, eh. Abbiamo Gennaro Scarolo. Che dovrei farla fatta io, teoricamente, sta whitelist. Ah, no. 48 ore, regolamento generale di impero. Il 10 dell'8. Sono scadute le 48 ore. Ciao. Oh. Ciao. No, no. Hai ripassato il regolamento? Sì, ho ripassato, ho ripassato. Bene, allora facciamo un po' di domande. Parti con 5 esempi di Power Game. Allora, ad esempio, quando ci si fa Yoktreita, schiantare grazie per il con una follow, benvenuto macchina, sul ma canale. non ci si cioè, non ci si ferma, si riparte subito. Ok. Poi, quando si trasporta, non so, più di 2 di cibo, 2 di acqua nelle tasche. Oppure ad esempio quando si prende, non so, un ferito in spalla e si corre oppure ci si arrampica. Ok, E poi non me ne ricordo, diciamo. poi? Vabbè, con tutti gli esempi di power game che ci sono con i veicoli non ne sai fare neanche uno. Quando ci si schianta oppure si fa, non so, un salto da una rampa, una cosa del genere. Si fanno i voli con i veicoli e non ci si ferma. Basta? Sì. Vabbè, andiamo avanti. Un esempio di metagame. Quando ad esempio, non so, vengo rapito e riconosco la persona che mi ha rapito, pur se mascherata ad esempio dalla voce oppure dai vestiti. Oppure? Oppure dai vestiti. No, oppure che altro esempio puoi farmi? Quando, non so, riconosco i soldi 05 è il giorno della sporchi mia senza nascita. fare una scena 5 RP in marzo. cui appunto Il 5 mi piace come numero, li come numero. riconosco come tali. Mi si sente? Un attimo solo, eh. Sì. E anticipatario, e ha veramente 17 anni. Sì, ma perché mi ha quittato in whitelist così se n'è andato via così?
E poi fare Twitch non l'ho visto io, cioè lui ho preso e rimandato via, gli altri no. Definizione di no fear. No fear significa non mostrare paura. Ok, mi fai un esempio di no fear in cui ti trovi da solo? Ad esempio, quando attraverso la strada, dove ci sono tante macchine, correndo e non, diciamo, dimostrando la paura di essere investito. Ok, l'elicottero si può usare in azione Firom? E Azione Flume, sì. alle rapine? No. E le zone arancioni quali sono? Zone arancioni sono le zone che praticamente il cartello assegna alle mafie e devono appunto essere protette da queste mafie. Quali sono i gruppi criminali ufficiali del server? I nomi? Sì, i nomi dei gruppi. Ah, no, i nomi non li ho visti, cioè. Gang, clan e mafia. No, Ah, questi, no, credevo proprio i nomi specifici. invece non ci No, stanno. no, no. Vabbè, gang, clan e mafia, questo qui l'avevo visto. E le zone safe quali sono? Le zone safe sono tutte le zone dove non si possono compiere delle azioni illegali. E queste sono l'ospedale, il negozio di vestiti, il negozio di tatuaggi, ad esempio. La centrale di polizia è una zona safe? No, è una zona semi-safe zone, zone Cioè? semi-safe. E significa che può essere assaltata, ma soltanto tramite un ticket. E possono assaltarla 8 criminali, mentre la difesa può essere illimitata. Che armi si possono usare all'assalto alla centrale? Tutte. I caschi? Qual Anche. è un valido motivo per l'assalto alla centrale? E ad esempio c'è una persona importante, diciamo, che rischia l'ergastolo e quindi lo si vuole andare a salvare. Uai, Vasca! No, non li boccio tutti, dai. Come? Quella mattina è tossica ormai. No, non può rifarsela fare se Twitch. Quali sono le zone rosse del server? Delle zone di raccolta e processo delle droghe. Quali sono le droghe nel server? La marijuana popolare, la marijuana, i cristalli di metanfetamina, il processo dell'oppio, la cocaina e la crack. Quali sono in totale, quindi? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E in quale di questi si possono usare le armi automatiche? Nella crack, nella cocaina, alla cocaina non avevo detto, mi sono conga cocaina Crack, e nei cocaina hai cristalli di detto? metanfetamina. L'ho detta? Tu hai detto No, crack, no, cocaina. crack e cocaina, sì, tutte e due, e anche i cristalli di metanfetamina. No, crack non si usano le armi automatiche. Ok. E dove si possono usare i caschi? Alla cristalli di metanfetamina e I numeri alla in chat cocaina servono pure. per quando mi muto, mi smuto il microfono per parlare con voi in chat perché uso il tastiere numerico. Ciao, come faccio a fare la whitelist? Basta che ti metti Sasa 24, dopo che sia Sasa quello. Basta che vai la guai. Sei 24 e quell'altro è lo staffer. Mi si sente? Sai quello vero? Bastardo, sta per cascare. Che hai un nome 24 che è un Alla cocaina bastardo. comunque. Comunque ripeti, scusami, i caschi dove si possono usare? Alla cocaina, ai cristalli metanfetamina.
Ok, anche l'oppio, si possono usare le armi automatiche, si possono usare anche i caschi. In quanti criminali possono partecipare a un'azione Free Room? E Criminali 10, poliziotti? Alla 14. Pacific quanti poliziotti possono partecipare? Da 7 a 8. E i criminali invece quanti criminali possono partecipare alla Pacific? 6, 6, 6, E 6. quanti esterni possono avere? Ostaggi? Esterni, dalla Ah, banca. E 1, 1. ostaggi? Quanti? 2, 2. Oh, Sasa, grazie per il follow. Mars, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Anche Ruby RP, grazie per il follow, benvenuti sul canale tutti quanti. In azione Free Roam, i caschi si possono usare? No. E che armi si possono usare nelle azioni Free Le pistole. Roam? Tutte pistole? No, solo 9 mm. No, tutte le pistole. Per tutto. Nelle zone rosse avevi detto quali erano le zone rosse, avevi detto? Le zone di raccolta della droga, anche il cannabis. Ok, e che regole ci stanno nelle zone rosse? E si può sparare a vista, ma è consigliato, diciamo, fare, No, non facciamo non so, eccezioni per degli l'età. RP, una scena RP. In che senso? Cioè, ho letto che tipo si può Si può sparare a sparare a vista, vista? ma è consigliato fare una scena Ok. Ok, RP, un minimo di RP. La polizia può sparare a vista, tutti possono sparare a vista, no? Giusto? La polizia no. Ok. Dopo quanto tempo ti ricordi se respawni in ospedale e cosa ti ha portato al ferimento? Puoi. Eh? Se risponi non puoi. E invece se ti resta un medico? Se resta un medico dopo un'ora. Sempre E se fai slash ambulanza? Ok, dopo un'ora. il medico può compiere azioni illegali? Sì, ma al di fuori del servizio. Ok, e può essere armato un medico? No, cioè, non può essere in possesso di armi da fuoco durante il servizio, ma soltanto di un taser. Un dipendente di locale può compiere azioni illegali? Sì, è bravo, è Quella bravo. legale non può perché deve avere la fedina penale pulita, Un altrimenti gli dipendente si di un può. locale, quindi non un dipendente di un locale, dico. Ah, il dipendente, avevo capito il Può direttore. Il compiere azioni dipendente sì. illegali? Sì, il dipendente Anche sì. in servizio? In servizio no. Ok, un titolare invece può compiere azioni illegali? In No, perché deve avere la fedina penale pulita. realtà può, però poi sono responsabilità sue se, se i poliziotti li beccano e li sequestrano e tirano via il locale. Sì. Ok. Il carjack, che cos'è? Carjack è quando si ruba un veicolo di un altro player senza una motivazione valida. Il carkill? Quando diciamo, ci si mette con un veicolo sopra un altro player, uccidendolo. Un attimo solo,
Un attimo solo, eh. Ragazzi, ho detto il pronostico, votate se secondo voi passa o non passa la white, signori. Cos'è il back-seating? Quando si entra nella live di uno streamer e gli si dice cosa fare, tipo. Simonava, grazie per il Nerd. follow, benvenuto sul canale. Ok, giusto. E se poi lo streamer lo fa, poi comunque anche lui compie un back-seating, a livello, cioè, lo fa quello che dice il player, ecco. Sì. E lo stream sniping invece cos'è? Quando si entra nella live di uno streamer, che ne so, tipo, si vede dov'è e lo si va a uccidere oppure a rapire, eccetera. Ed è una sottocategoria del metagame. Ok, giusto. E il carosello? Che cos'è? Quando ci si mette proprio sopra un veicolo che parte e quindi si mette in movimento. No, ripeti? E quando ci si mette sopra un veicolo in movimento. Che... Ok, va bene. Si possono rapinare i lavoratori non whitelistati? No, non si possono rapinare in tutte le fasi appunto del lavoro, anche quando si vanno a depositare i soldi. Ok, bene, da quant'è che fai repeat tu? Beh, non tanto, circa 4 mesi, quindi. 3-4 Hai mesi. seguito le mie live, Diciamo che anche prima di entrare proprio nel Discord, ne ho viste alcune. Ok. Vabbè, Un quindi. attimo, un attimo. Aspetta un attimo, scusami. Ok, aspetti un attimo. No, un problema, un attimo, proprio. Pochissimo, 5 secondi. Ok, tesoro, arrivo, arrivo, aspetta, aspetta. Ragazzi, secondo voi passa o non passa? Passa o non passa? Passa, passa? Eccomi qua, scusami. Sì, signori, sì, passa. Bene, Ci sono io. guarda, la whitelist l'hai passata. Quindi. Ah. Ottimo lavoro. Grazie, Hai preso la whitelist. E sono anche contenti quelli live da me che hanno vinto un sacco di punti canale. Comunque, ottimo lavoro, l'hai passata. Ora ti cambio i ruoli. grazie. Hanno votato più che la passassi o No, che non la tutti che passassi? votavano che la passassi. Sì. Ah, vabbè, sono felice, grazie. Va bene, ecco qua la whitelist. Ho messo i ruoli. Ora puoi andare. Buona giornata. Perfetto. Buona giornata anche a te. Ciao ciao. Ciao. Bom, ragazzi, l'ha passata, ottimo. Sì, ce l'ha fatta, era bravo, ragazzi, eh. Ora non c'è nessuno in attesa, quindi chiacchieriamo un po'. Comunque, sì, dai, ce l'ha fatta, è passato, bene, perfetto, ragazzi. Cioè, volevo essere mandata per voce bianca, Raptor. Ieri sono andata per una cazzata. Cosa, Energy? Ho detto che mi sono online sul server. Sì, ero online sul server oggi, sì. Grazie per il follow, Pippo198. Benvenuto sul canale. E sono d'accordo con quello che ha detto Phoenix, ecco, che non si viene mai mati per una cazzata. Secondo me qualcosa hai fatto, hai sbagliato un po'. Rotix, grazie per il follow, benvenuto sul canale.
Mi avevano fatto un esempio, avevo risposto bene a quel che avevo sentito, però aveva detto altro e non avevo sentito. F. Sugar FC, dai, oggi faccio la UL. Bene, bene, bene. 48 ore fa Franci mi ha rimandato per il regolamento e non per la voce, però mi cago in mano. Mi cago in mano. Bene, bene. Oh, siamo in attesa, ma è sparito già. Capita, comunque sì, capita. Scusate, faccio rumore, sto. C'ho roba qua da pulire, qua da spostare, da buttare via. C'è roba. Niente adesso, tipo dall'attesa, sì, tanti lo fanno. Buongiorno. Il server è tra 13 giorni? Non lo so se WIP ha 13 giorni, non ne ho idea sinceramente, non lo so neanche io. Non è stata messa una data. Adesso aspettiamo un attimo, se quita di nuovo non lo sposto più. Sì, è sempre il solito, eh. Adesso aspettiamo che rimanga qua. C'è ancora un'attesa. Dai, ma qual è la minima di età dell'impero? L'età minima per l'impero è 17 anni. Però si possono fare eccezioni se hai della voce non. Se hai una voce, diciamo, non troppo bianca. Quindi. Allora, sul fatto che il wipe sarà a fine estate, è stato già detto da Ninja in live. Ninja, quando fece il wipe Vanquest all'epoca, disse: no, noi non lo facciamo come Vanquest, noi aspettiamo la fine dell'estate. Ok, lui disse così: aspettiamo la fine dell'estate per fare il wipe. Quindi sicuramente è alla fine dell'estate, quindi vuol dire non oltre ottobre. Quindi al massimo i primi di ottobre possiamo arrivare, però non oltre ottobre-novembre, perché è già inverno. Metto a fine dell'estate, quindi può essere fine agosto, fine settembre, a settembre o inizio ottobre, ragazzi. Ma arrivo subito comunque, arrivo, vado un attimo, mi allontano un attimo dal PC, ragazzi, arrivo subito. Ok, rieccomi. Devo fare una cosa veloce. Ok, allora. Oh.
Ok, rieccomi. Allora, ho avuto anche dei piccoli problemi un attimo qua. Allora, devo ringraziare per il follow a Dixman e a Imazasi. Grazie per il follow. Benvenuti sul canale, grazie mille. Rieccomi, scusate per essere sparito, ma ho dovuto fare delle cose un attimo di là. Ci spostiamo questo, vediamo un attimo questo. È vuoto, non ho fatto niente. Ciao. Ciao, mi senti? Ciao, no, mi senti? Sì, adesso ti sento, ciao. Ok, guarda, devi compilare i moduli whitelist e background PG per fare la whitelist, Ok, quindi vado sul modulo whitelist. eh? Esatto, devi compilarli, completare, come ti ha detto Franci. Ti ha Va bene. ascoltato Franci prima, giusto? No, io non ho parlato con nessuno, sei la prima persona con cui Ah, parlo. sono Ma Piero l'hanno con cui appena parlo. spostato. L'hanno spostato, era fk. Sì, non avevo collegato il microfono. Ah, vabbè, comunque, compilare i moduli è tutto, ok? Va bene, grazie. Ciao. Ciao ciao. Bene. Ancora in là che stai? Eh sì, certo. Neanche da poco, un'ora. Mamma mia. So Devi qua che pittava, rientrava, usciva, rientrava. Cosa deve fare? Non so, Mi registra sembra molto la chiaro che sono bollente, sono stanco molto. parte. No, stai qua con me, stai qua con me. Fai l'ultima whitelist, dai, fai l'ultima whitelist. Vai Fai. on dopo te. Sì, fai sta whitelist, sto qua con me in live, ascoltiamo le tue domande, così imparano anche un po' le Ma tue no, domande. io vado bello che Così vado, imparano le ho le fatte tue fino domande. Dai, adesso. no, adesso ne fai una anche tu. No, le ho L'ultima, fatte fino l'ultima. adesso. Fai l'ultima e poi dopo basta. No, Dai, poi vai. L'ultima e poi vai. ok. No, no, mi spiace. Ciao. No, Franci, dove vai? Fermo, fermo. Vabbè, sono stanco morto, devo andare, ne ho fatte tutte oggi, dai. Fai Dai, l'ultima. vai. Ma no, la fai tu, caro, so che non c'è voglia di fare un cazzo, adesso la fai tu. Oh, non ci vuole fare un cazzo. Allora falla, dai. Io Ho fatte 4-5 già di seguito. ne ho fatte 20 oggi, non di più Vabbè, di 20. 20 Dai, su, dai, in un ci vediamo, giorno, non va. vero. Vado, Dio. Bene, bene. Allora, vediamo un po' qua. 10 mese. 10 mese. 10 mesi. Ok, è corretto. Almeno. Abbiamo sistemato il finale background. Facciamo un nuovo, vediamo un attimo, magari sto qua già sto rimanato per regolamento. Esatto, spostiamo invece questo qua che. Così non dobbiamo controllare il background e tutto, che è una cosa lunga. Ciao Luca. Ciao. E ciao, guarda, è rimasto il regolamento? Sì, l'ho ripassato. Ok, allora mi parli un po' del tuo background in poche parole e poi iniziamo. Sì, Quali sono le per diventare Staff Impero? niente, Devi sono, ho giocare da fatto un tempo un e poi chiedi PG, in di poche fondi. parole, che è nato a Las Venturas, da una famiglia abbastanza numerosa. Il papà aveva messo su un'officina, quindi fin da piccolo è partito da. Magari iniziando a usare un po' le moto, modificare un po' le moto e via dicendo, pian piano crescendo si è fatto il suo gruppo di amici, tutti appassionati di motori, eccetera. Sempre ben voluto comunque sin da piccolino, non è mai stato un piantagrane. Pian piano crescendo è arrivato a un'età matura. A fare la patente, a iniziare a modificare la macchina la sua e quella dei suoi amici, sempre in officina, in poche parole, con i fratelli e tutto, fino a quando, dopo un tot di anni che l'officina è cresciuta, grazie anche al fatto che sia diventato famoso, per le modifiche delle auto, sono arrivati degli strozzini, in poche parole, a chiedere dei soldi al padre che gestiva l'officina. Fino a quando il padre non si è mai si è sempre rifiutato di dare questi soldi agli strozzini,
fino a quando li hanno praticamente continuavano a fargli dei dispetti e minacciarli fino a quando sono arrivati a uccidere papà e mamma di questa famiglia. E poi niente, i fratelli pian piano sono riusciti a vendicarsi di questa mafia e sono dovuti scappare dalla città e quindi ora cercano una nuova vita su questa nuova città. Spero Ok. di essere stato abbastanza esaustivo. In definizione di RDM e VDM. Allora, RDM è in poche parole uccidere senza motivo una persona. VDM è la stessa cosa ma con un'auto, quindi investire una persona senza motivo. In definizione di Power Game. Allora, Power Game è in poche parole abusare di meccaniche di gioco e compiere azioni non reali, cioè non possibili nella vita reale. Ok, mi fai degli esempi di Power Game? Grazie per il Vediamo, follow, un esempio è Matteo33, benvenuto sul correre con una canale. persona in braccio. Cosa che nella vita reale è difficile Ok, da poi. fare. O anche andare in auto a 300 all'ora con una gomma bucata. Ok. E definizione di No Fear. No fear, in poche parole, sarebbe il non simulare Vai, la clicca ragazza paura. per il follow, Quindi benvenuto sul canale. nella vita reale, se qualcuno ti punta la pistola addosso, tu comunque, insomma, te la fai sotto. E nella vita nel game devi ricreare la stessa situazione. Quindi se qualcuno ti punta la pistola addosso, non fai finta di niente. Fanno un esempio di No Fear. O magari correre sempre con la macchina, che ne so, sui binari del treno, o andare a Ok. Va 300 all'ora. bene, Ok. va bene, va bene. Andiamo avanti. Quanti poliziotti possono partecipare a Nazione Firom? Il minimo mi pare che è 3, il massimo Massimo, 12 forse. no, massimo è 14. Sì. 14? Ah, ok, scusa. Nazione Firom è il massimo 14 e il massimo di criminali invece? 8, mi pare. No, 10. Direi. E che armi si possono usare in Nazione Firom? Allora, in realtà si potrebbero utilizzare solo le pistole o le Uzi, Non so, sta i mini leggendo. Uzi. No, solo pistole. I caschi si possono usare? Mi pare di no. Mi pare o no? No, mi pare no. Mi pare o No. no? Ok. Dove si possono usare le armi automatiche nel server? Mi pare allora nelle zone rosse, se non sbaglio, e basta. Sono le zone rosse. E poi forse, vabbè, le mie Uzi nei ghetti, comunque Ho sbagliato il pronostico, loro ragazzi, possono come utilizzare le mie sempre. Uzi. Va bene, i ghetti Corretto? sì, tra di loro possono Sì. usarle, ma con regole particolari. Quali sono le zone rosse nel server? Allora, le zone rosse sarebbero la zona di raccolta e processo della droga. La Ok. E la vendita anche? vendita no. Come mai no? Perché non è in una zona predisposta. Come mai secondo te la vendita droga non è zona rossa? Cazzo, mi fa venire il dubbio. Non saprei, sinceramente. Mi sfugge ora. Perché la vendita possiamo fare ovunque. Quindi non puoi rendere la zona rossa ovunque in tutta la mappa. Appunto. Quindi la zona rossa è solo dove c'è la raccolta e il processo, invece vendita no. Esatto. E le Ok. zone arancioni invece quali sono? Le zone arancioni. Allora. Mi pare. No, le zone arancioni, se non mi ricordo, non. Non
ci sono le zone arancioni. Certo, sono le zone assegnate dal cartello alle varie fazioni criminali. Quindi i territori delle fazioni criminali, zone assegnate dal cartello. E quali sono le zone assegnate dal cartello? Quindi sono queste zone rosse qua, che loro devono proteggere dalle altre fazioni. Tipo Caio? No. E che quali sono le fazioni criminali del server? Come si dividono? Grazie per il follow, allora, il prosperone. Il cartello, non sbaglio. Il cartello è una cosa OC che non riguarda le fazioni criminali. Ah. Ah, dici. Grazie per il follow, Sugar FC. I ghetti, quelle cose lì, intendi? Non lo so, ecco, dimmelo tu. Allora, ci dovrebbero essere le mafie. Mm? Poi ci sono le gang. Mm? Tipo Feminist, Ballas, Vagos, eccetera. E basta. Quindi mafia e clan? Sì. No, anche le gang. Ah, sì, gang intendevo come clan. Anche secondo me. Sì, hai ragione. Gli elicotteri si possono usare nelle azioni of Rome? No. Sì, invece si possono usare nelle azioni of Rome. E in rapina, un poliziotto può usare l'elicottero? Sì, sì. No, non per si possono usare. Si possono usare solo in azioni of Rome gli elicotteri. Okay. Che bel nome che hai. Neanche dopo nell'inseguimento. Grazie per il follow, tu. Il poliziotto non può utilizzare l'elicottero. Eh? Gli elicotteri non li possono neanche utilizzare per gli inseguimenti dopo, certo, la rapina. Quelle, no. Azione no. Fiume e basta. Uh-huh. Si può sparare dal veicolo? Allora, se si è sotto ai 30 km orari, sì, ma solo gli occupanti dei sedili, non il guidatore. Il guidatore no, può sparare. Non si può sparare dal veicolo per nessun motivo, a patto che la persona che punti dal veicolo non sia magari. Non stia commettendo un off-air pazzesco. Ah. Ragazzi, gli ultimi secondi per poter mettere votare i punti, ragazzi, gli ultimi secondi per poter mettere i punti nel pronostico e poi richiudo, Il regolamento. Dopo quanto tempo ti ricordi se respawni in ospedale cosa ti ha portato al ferimento? 5 minuti. No. Se respawni in ospedale non ti ricordi assolutamente. Beh, vabbè, guarda, purtroppo ti devo rimandare. Mm-hmm. Va bene. Quindi ti devo rimandare e ti rimando 24 ore, ok? Sì, va bene, va bene. Buona giornata. Devi grazie, ripassare bene, mi raccomando. Devo imparare la memoria, lo so. Ciao. Ciao, ciao. Ragazzi, abbiamo chiuso le votazioni, ha vinto il no, quindi qualcuno ha perso qualche punti. Quindi che ha vinto? Arta e altre gente. Sì, sì, piano, prossimo, sì, adesso diciamo subito. DKTTV, grazie per il follow, benvenuto sul canale. EnergyX, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Uè, Sasa,
Finanda Ninja! No! Spostiamo uno che non ha compilato nulla. Vinci? Vinci? Vinci uno, vinci due, vinci tre, vinci non ci vince. Perfetto. Non ha vinto. Non ha vinto. Come va? E io loggo tra un po' che c'è l'accademia di polizia. Guarda, che cringe. Che cringe. Ieri sera il matrimonio era cringe. Come entrare whitelister, okay. Qua ci sono dei requisiti? Eh beh, entrare nello staff innanzitutto e poi dipende, devi chiedere sempre ad Ade o a Ninja, che sono i founder, diciamo, del server. Ma io non ho potuto fare l'accademia. Lo so, però l'accademia dipende se sei presente o meno. Oh, ma se si sono che entra in polizia fa quella cosa. Eh? Tutti quelli che entrano in polizia fanno quell'accademia. Dipende, lo scorso turno non l'hanno fatto perché non c'era abbastanza. Non c'era personale in polizia, dovevamo assolutamente promuovere e assumere gente. Esatto, mi piace il 5, però ho 18 anni, non sono 0,5 ragazzi. Vabbò, io ragazzi, io stacco la live, mi sa adesso, quindi vi ringrazio per essere con me. Vi lascio dal fallito di mezzogiorno. Quindi vi lascio dal mezzogiorno, ragazzi, vi ricordo di stare... Ci vediamo domani con un'altra live di Whitelist, penso, sempre mai faccio una al giorno, ormai se riesco, e niente. No, no, basta ragazzi, l'ultima no, veramente, tra poco devo andare in gioco perché devo fare l'accademia, mi riposo 10 minuti e poi gioco, devo entrare in gioco e fare l'accademia. Quindi dopo vediamo se magari faccio qualche live magari in cui c'è l'accademia, quindi ci proviamo più tardi, al massimo, oppure domani direttamente, ragazzi. Quindi, ci vediamo. E ciao a tutti e grazie, slash host, e diciamo a mezzogiorno. Grazie all'ultimo follow di Jackie06. Pilloni, benvenuto sul canale e grazie a tutti ragazzi. Vabbè ragazzi, domani avete la possibilità di fare la whitelist, ci siete, quindi domani se ci siete facciamo la whitelist. Buona giornata a tutti, ciao.